Una lunghissima domenica di calcio giovanile, da mattina a pomeriggio inoltrato. Quale modo migliore per ricordare l'indimenticabile Pino Lo Sabbio? La sesta edizione del Memorial dedicato al compianto dirigente sportivo bicegliese, impeccabilmente organizzato dal Donuva Calcio, ha riscosso consensi unanimi, catturando l'attenzione di un pubblico mai così numeroso e partecipe, composto non soltanto da genitori addetti ai lavori, ma anche da tanti appassionati e sportivi che hanno contribuito con la loro massiccia presenza al successo della manifestazione. 33 le partite complessivamente disputate sui tre campi messi a disposizione dallo Sporting Club La Cantera, seguite con entusiasmo da centinaia di spettatori sugli spalti e a ridosso delle recinzioni. Lo Spirito Santo Barletta, allenato da Marisa D'Agnello, ha conquistato il primo posto nel girone unico riservato ai pulcini misti, precedendo Real Bisceglie di mister Sergio De Feudis. Hanno partecipato alle gare anche Donuva Calcio con due gruppi, l'Olympic Trani e il GSD Banco Metalli Fasano. Il Futsal Bisceglie l'ha invece spuntata fra i pulcini primo anno, prevalendo nella finalissima col Banco Metalli Fasano, Spirito Santo Barletta e Donuva le altre due squadre in lizza. Successo fra i piccoli amici per il Soccer Trani in finale sul Futsal Bisceglie, in gara anche Unione Green Bisceglie e Donuva Calcio. L'evento, che per il 2016 si è fregiato della partnership col marchio Ioma, è sempre più un caposaldo nel territorio, un vero e proprio spot per l'attività calcistica riservata ai più piccoli a inizio giugno, al termine della stagione agonistica. L'edizione 2016 del Memorial Pino Lo Sabbio è stata impreziosita dalle presenze di mister Pierluigi Perrone, responsabile del Parma Calcio Academy, di cui Donuva è una delle affiliate, e di Lorenzo Amoruso, padrino del torneo. Secondo me è stata una bellissima manifestazione, dove ho visto tantissimo entusiasmo da parte dei bambini e anche delle famiglie. Spero che il Donuva riesca a fare questo evento negli anni, portando sempre più bambini a giocare in questo Memorial. Che ben venga il maggior numero di queste manifestazioni, perché comunque creano aggregazione, creano anche confronto tra i tecnici e tra le persone che poi vanno settimanalmente a lavorare con i bambini. Quindi più se ne fanno, più riusciamo ad avere a toccare con più mani, più punti e più società. Si parla ormai da qualche annetto di crisi dei giovani nel calcio italiano, e quindi insomma, è bello vedere tanti ragazzini, tanti bambini che hanno voglia di allenarsi, di giocare e, perché no, anche di vincere, che credo poi sia quello che differenzia un po' chi lo fa soltanto per divertimento, ed è giusto che sia così, ma anche quello che fa divertimento però mettendoci sicuramente un po' più di passione, di voglia, e che poi magari, mai dire mai nella vita, si può anche diventare un calciatore professionista. Qual è il ruolo dei genitori al giorno d'oggi nei confronti di figli che praticano sport? Ma il ruolo dovrebbe essere quello di lasciargli la possibilità di sbagliare, lasciare la possibilità di imparare e, per carità, anche di divertirsi, perché poi lo sport a prescindere è un qualcosa che fa bene a tutti, ed è inevitabile che non si può stressare un bambino con l'ansia di farlo diventare un professionista a tutti i costi. I bambini sono lì per divertirsi, si devono cooperare, devono sbagliare, devono correre senza avere l'assillo del risultato, senza avere l'assillo della voglia di poter un giorno diventare qualcuno. Devono avere, secondo me, però, una cultura, quella del lavoro, che è una cosa importante, perché il divertimento non deve prescindere dalla cultura del lavoro, perché lavorando per bene, con voglia, con tanta capacità e soprattutto spirito di sacrificio, anche a quell'età, poi prima o poi ripaga. Quindi è giusto dire divertimento sì, ma è giusto che si inizi anche da bambini ad avere la cultura del lavoro, perché più si lavora divertendosi, ci mancherebbe altro. E qui tiro in ballo ovviamente gli insegnanti, gli allenatori, gli istruttori, che devono essere bravi a far lavorare i ragazzini, ma anche a darli ovviamente attraverso la fase di divertimento. L'eccezionale lavoro compiuto da Emanuele Troilo e dai suoi validi collaboratori ha consentito a bambini, allenatori, dirigenti, genitori e spettatori di vivere una bellissima esperienza, nel corso della quale sono stati sottolineati i valori etico-sportivi uniti a momenti di svago e condivisione in una giornata di sana competizione sui campi in sintetico dello Sporting Club.